Cantiere fermo in via Romana e stand by 104 appartamenti, versati 4 milioni di euro, ma non si vede la conclusione dei lavori. Eurosac, incontro tra istituzioni e giudice fallimentare, provincia, regione e comune, necessario garantire la proroga dell'esercizio provvisorio. Fazzi candidato, manca solo l'ufficialità, conflitto nel PDL, c'è chi vorrebbe un passo indietro di Favilla. In Casa Arca c'è ottimismo per la trasferta di Castelnuovo, in programma domani alle ore 18, assente Diego Zivic. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione in diretta su di Lucca. In apertura del nostro telegiornale parliamo di una vicenda che sta tenendo con il fiato sospeso numerose famiglie che hanno acquistato un appartamento al condominio Arancio. Venuto meno il termine di consegna del dicembre 2010 è a rischio addirittura l'ultimazione stessa del cantiere. Ma ci racconta tutto nel nostro primo servizio Marco Baldocchi. Il sogno di una vita può diventare ben presto un incubo e quanto sta succedendo agli acquirenti degli appartamenti di nuova costruzione in via Romana all'Arancio, denominati condominio Arancio. Gli appartamenti 104, divisi in due blocchi da 52 di varie metrature, avevano visto l'inizio del cantiere nel settembre del 2007. La consegna era prevista per il dicembre del 2010, ma ad inizio 2012 lo stato dei lavori è ancora indietro, nonostante dei 104 lotti, solo 22 non siano ancora stati acquistati e che ogni acquirente ha versato alla ditta costruttrice, la Lucca Investimenti SRL, una cifra che varia dal 20 al 50% del valore dell'immobile acquistato, una cifra incassata per portare avanti i lavori che si avvicina ai 4 milioni di euro, che col mutuo ipotecario di 9 milioni di euro sottoscritto con la banca doveva consentire di completare i lavori. Ed invece ieri sera l'amministratore della Lucca Investimenti, azienda che fa riferimento alla Coset S.p.A. di Pistoia, ha incontrato gli acquirenti per richiedere ulteriori soldi per completare le opere. La somma stimata per portare a termine il condominio è di 2 milioni di euro, ma invece di chiedere la cifra agli acquirenti si è chiesto un contributo di 3.000 euro a famiglia, col quale si potevano realizzare gli allacci, e si chiedeva di sottoscrivere un atto mediante il quale si recedeva dal diritto di ricorso contro l'azienda, in modo da consentire ad una ditta finanziatrice di immettere la rimanenza dei soldi necessari a concludere il cantiere, una procedura che è sembrata francamente sospetta, tanto che andando a vedere con della Coset S.p.A. si scopre che l'azienda è in liquidazione e che la compagine societaria è assolutamente poco chiara, poiché la ditta di costruzioni pistoiese è partecipata alla Contea S.r.l., che entra in società solo poche settimane prima dell'inizio dei lavori e che è al 98% di proprietà di una S.r.l. ceca, la Finpodni, con capitale sociale di soli 50.000 euro. La preoccupazione dei condomini che ci hanno contattato è che gli acconti per la realizzazione degli appartamenti siano finiti in una delle società di riferimento della Coset o a tappare buche della stessa ditta pistoiese. A garanzia dell'investimento hanno solo fideiussioni della Lucca Investimenti SRL, che coprono solo in caso di fallimento. Stimando il costo effettivo del cantiere in 10 milioni di euro, gli acquirenti si chiedono come non lo si sia potuto terminare avendone a disposizione 13. E apriamo adesso la pagina del lavoro e torniamo anche questa sera ad occuparci del caso Eurosac di Porcari. Questa mattina le istituzioni, regione, provincia e comune hanno incontrato il giudice fallimentare dell'azienda. Sentiamo cosa è emerso nel nostro prossimo servizio. Eurosac, dalle parole ai fatti. Dopo aver annunciato mercoledì l'intenzione di chiedere al Tribunale di Lucca di dare maggior tempo alla ricerca di una soluzione alternativa alla cessazione dell'attività, nella mattinata Regione, Provincia e Comune di Porcari hanno avuto un incontro con il giudice delegato al fallimento della storica azienda leader nel settore della produzione e nel commercio di imballaggi industriali. Il presidente della provincia, Stefano Baccelli, l'assessore provinciale allo sviluppo
sviluppo economico e quello regionale alle attività produttive, il sindaco di Porcari, Alberto Baccini, hanno richiesto con forza al giudice e alla curatrice fallimentare, la dottoressa Del Prete, giunta nella fase finale dell'incontro, che venga garantita la continuità dell'azienda, con una proroga dell'esercizio provvisorio. Al momento lo stop è fissato al 20 febbraio, per consentire la formulazione da parte di soggetti terzi di proposte di acquisto dell'azienda, proposte che sembrano esserci ma che ancora non sono state formalizzate. Una corsa contro il tempo, quella messa in atto dalle istituzioni che valutano la richiesta da loro formulata, un atto fondamentale nell'interesse dei 100 lavoratori e delle loro famiglie, nonché per la comunità tutta. Inoltre, afferma il presidente Baccelli, la proroga dell'esercizio provvisorio rappresenta un beneficio anche per gli stessi creditori, perché potrebbe favorire l'ingresso di eventuali nuovi imprenditori interessati a rilevare l'azienda Eurosac ancora in fase produttiva. Ancora per il lavoro parliamo della protesta contro il governo messa in campo dai lavoratori metalmeccanici della provincia di Lucca, che questa mattina hanno scioperato per 4 ore. Sabato 18 febbraio invece manifestazione nazionale a Roma. Ma andiamo a sentire quali motivi alla base della protesta nel nostro prossimo servizio. Per la dignità del lavoro, per l'unità dei lavoratori, contro la riforma delle pensioni, per l'aumento dei salari e delle pensioni, per dare continuità ai rapporti di lavoro precari, per uno Stato sociale più esteso ed inclusivo, per la democrazia sindacale nei luoghi di lavoro e ancora per fermare la chiusura delle fabbriche e i licenziamenti, per difendere e riconquistare il contratto nazionale e contro la riforma dell'articolo 18, legge che ad oggi non permette alle imprese di poter licenziare i lavoratori senza giustificato motivo. La FIOM CGIL è scesa in campo per dire no ad un governo che sta scaricando il prezzo della crisi sulle spalle dei giovani, dei disoccupati, dei lavoratori e dei pensionati, perché pensano di uscire dalla crisi con più ingiustizia di quando ci siamo entrati. E per difendere i diritti, lo Stato sociale, il potere d'acquisto dei lavoratori e il contratto nazionale, nella giornata odierna i metalmeccanici della provincia di Lucca hanno organizzato uno sciopero di 4 ore per ogni turno di lavoro. Una prima mobilitazione in vista della più ampia manifestazione nazionale dei lavoratori metalmeccanici che si terrà sabato 18 febbraio a Roma. Un viaggio nella capitale per sostenere la necessità di un cambiamento profondo e per gridare a gran voce che la crisi la deve pagare chi l'ha causata. E adesso la politica, la notizia era nell'aria da parecchi giorni, ma nelle ultime ore sembra si sia trovato l'accordo ufficiale nei partiti del Terzo Polo per sostenere la candidatura a sindaco di Pietro Fazzi. Marco Baldocchi. È questione di aspettare pochi giorni e l'ufficialità della candidatura per il Terzo Polo dell'ex sindaco di Lucca Pietro Fazzi sarà resa pubblica. Nell'ambiente la voce circolava ormai da tempo, ma solo dopo l'incontro tra i vertici nazionali e locali di UDC e FLI si è arrivati al compromesso che farà di Pietro Fazzi il terzo incomodo nelle prossime elezioni comunali. Appare evidente che attorno al nome dell'ex sindaco si presenterà il cosiddetto Terzo Polo a ranghi compatti e che a sostenerlo direttamente ci sarà una lista civica ad hoc, una scesa in campo che apre nuovi spiragli anche per gli insoddisfatti del PDL che velatamente, ma neanche poi troppo, stanno pensando di sgambettare il sindaco Mauro Favilla e chiedere al partito di sostenere apertamente Fazzi, una situazione che potrebbe portare Favilla a dover ritirare la propria candidatura, anche se al momento non se ne parla nemmeno di passi indietro. Chi dovrà farsi da parte con ogni probabilità sarà invece Massimo Vulcan, anche se di fronte al nuovo scenario non si può dire abbia fatto salti di gioia, ma che alla fine dovrà fare dietro front. Si tratta anche con la lista impegno comune di Luca Leone, che di Fazzi è stato assessore e che mai ha nascosto di nutrirne una profonda stima. Non è da escludere che se si arrivasse ad una stesura del programma condivisa, anche Leone possa appoggiare dall'esterno la candidatura terzo polista di Fazzi. L'obiettivo è quello di costringere Tambellini al ballottaggio, anche se al momento i sondaggi danno il candidato del PD nettamente avanti nelle preferenze dei cittadini. Un alleato per gli avversari di Tambellini pare comunque giungere dalla parte moderata del PD, che a distanza di un mese dalla questione primaria non vede ancora le auspicate aperture ai moderati.
Il Comune di Lucca ha rispettato gli obiettivi stabiliti dal patto di stabilità interno di 2.650.000 euro anche per il 2011. A darne notizia il sindaco Mauro Favilla. Il mancato rispetto del patto comporterebbe per il Comune una serie di pesanti sanzioni come l'impossibilità di assumere personale e di contrarre mutui ed una consistente riduzione della spesa corrente. E restiamo a Lucca, la città questa mattina ha celebrato con una cerimonia la giornata del ricordo. L'ha seguita per noi Angela Greco. Da quella volta non l'ho rivista più, cosa sarà della mia città? Così inizia la canzone 1947 di Sergio Endrigo, cantautore italiano coinvolto nell'esodo giuliano-dalmata. La sua vicenda è la medesima di molti profughi che in quel periodo abbandonarono le proprie città per sfuggire al regime comunista di Tito. Una vicenda che insieme alle vittime delle foibe, nonostante anni di silenzio, trova nel 10 febbraio la sua celebrazione. È successo che la nostra Todia per 50 anni è stata sepolta. Non si è saputo più nulla. Poi finalmente, dopo 60 anni, la verità di quella grande tragedia è venuta alla luce. Le foibe, quegli antri che hanno inghiottito migliaia e migliaia di persone, come non si può sentire sulla propria pelle l'orribile percezione di cosa può produrre l'odio? Le 350.000 esuli appartengono a quella sterminata schiera delle vittime dell'intolleranza che hanno attraversato il Novecento e l'Europa e di una capacità di odiare e di disprezzare di cui l'umanità, non dobbiamo dimenticarcelo, fa ancora oggi troppa, molta fatica a liberarsi. Dopo la Santa Messa, le autorità civili e militari hanno deposto una corona alla lapide che il Comune ha posizionato nel 2008 all'ex Real Collegio, in ricordo delle stragi e dell'esodo a cui furono costretti migliaia di persone ospitate per diverso tempo proprio in questo edificio. Il freddo gelido di questi giorni tiene alta l'attenzione di comuni e associazioni verso quelle persone che non hanno un tetto dove poter trascorrere la notte. Un aiuto ai più bisognosi che vede la comunità di Sant'Egidio scendere in campo per rivolgere un appello alla cittadinanza. Sentiamo. Futuro incerto per il dormitorio di emergenza allestito dalla Protezione Civile Comunale all'ex Piacasa. Il servizio rivolto ai senza tetto, avviato da sabato, rischia infatti di cessare domenica, anche se la volontà di alcune associazioni è quella di garantire un posto letto e un pasto caldo completo ai meno fortunati, almeno finché il termometro non torni a registrare temperature meno glaciali, o almeno fino a martedì, giorno ultimo dell'allerta meteo. A denunciare il problema è la comunità di Sant'Egidio, cui il comune si è rivolto per rintracciare senza tetto. Comunità che è scesa fattivamente in campo, garantendo anche una presenza serale e notturna presso il dormitorio, così da assistere le persone, parlare con loro e farli compagnia. Ed è la comunità stessa che rivolge un doppio appello alla cittadinanza. Il primo, quello di segnalare loro casi di persone che vivono per strada o in manufatti di fortuna, così da poter aiutare tutti ed evitare che accadano disgrazie come quella avvenuta la notte tra sabato e domenica, notte in cui ha perso la vita un uomo cingalese. E secondo, la comunità chiede alle associazioni di volontariato, ma non solo, di poter dare loro disponibilità a passare una notte con coloro che usufruiscono degli 11 posti presenti nel dormitorio d'emergenza, garantendo così il servizio il più tempo possibile. L'allarme lanciato nei giorni scorsi circa la possibile chiusura della struttura sabato è rientrato, ma la situazione è comunque a rischio. La comunità dà quindi aiuto, ma lo chiede anche ai lucchesi, gli interessati o coloro che vogliono segnalare la presenza di persone in alloggi di fortuna possono contattare la comunità al numero 334 28 29 034. E in merito all'allerta meteo, confermata l'emergenza ghiaccio che non sembra voler terminare. La Protezione Civile Comunale conferma infatti le previsioni a lungo termine fatte nei giorni scorsi che vedono la città nella morsa del gelo con un probabile peggioramento delle condizioni nel weekend e una probabile debole precipitazione nevosa che potrebbe interessare anche la piana. Sia Lucca che Capannori sono comunque pronti all'emergenza e hanno già acquistato un nuovo sale da poter spargere sulle strade, specie quelle collinari.
E torniamo adesso ad occuparci del futuro del CONI provinciale. Un netto no alla sua chiusura arriva dal Consiglio Comunale Lucchese. Sentiamo. Il Consiglio Comunale di Lucca difende il Comitato Provinciale del CONI, inteso come utile presidio in difesa dello sport di base, della gioventù e della salute. Con il coinvolgimento pieno e trasversale di tutte le rappresentanze politiche, l'assise cittadina ha infatti impegnato il sindaco e la giunta ad intraprendere di concerto con il governo, la regione e la provincia di Lucca tutte le azioni necessarie nei confronti del CONI e del governo stesso affinché il progetto di autoriforma ipotizzato sia rivisto e corretto con un progetto alternativo. La soppressione pura e semplice dei comitati provinciali significherebbe infatti cancellare con un colpo di spugna quanto è stato costruito anno dopo anno sul territorio, annullando ogni possibilità di crescita futura del movimento sportivo, già in affanno anche per le attuali condizioni dell'impiantistica sportiva. Valutato che, sostiene il Consiglio, la riorganizzazione del CONI in un momento così grave della vita economica e sociale del Paese va nella direzione giusta per recuperare risorse in vista degli annunciati tagli del Governo, ma soprattutto nel rendere più semplice la struttura a livello centrale, non appare chiaro come si possa sostituire l'attuale rete dell'attività promozionale portata da sempre avanti dai comitati provinciali. L'abolizione totale dei comitati provinciali significherebbe inoltre sopprimere apparati che si sono sempre dimostrati efficienti e propositivi e quindi vanificare tutta la progettualità locale che è il motore della crescita educativa e sportiva. Infine, il venir meno sul territorio del CONI provinciale metterebbe la possibilità di realizzare una serie rilevante ed importante di attività e di iniziative a favore dello sport ed in particolare dello sport verso i ragazzi, cosa questa che l'assise lucchese giudica fortemente negativa. Scuole e mense scolastiche, ci spostiamo a Capanno per andare a sentire quali le richieste che il consigliere di opposizione Daniele Lazzareschi rivolge all'amministrazione del Ghingaro. Il servizio. Abbassare il costo del buono mensa delle scuole capannoresi. Dopo le proteste di ottobre del comitato 060, ecco chi a rimettere in discussione il prezzo e la qualità dei pasti scolastici è il consigliere comunale del PDL Daniele Lazzareschi. L'esponente di minoranza tramite un'interrogazione chiede infatti all'assessore alla pubblica istruzione della giunta del Ghingaro che, dopo i fatti accaduti alla scuola materna di Marlia, con il trasferimento di 5 sezioni alle elementari a causa di problemi strutturali e il conseguente spostamento della cucina, venga dato in via eccezionale il buono pasto fino a giugno non a 4 euro a buono, ma bensì a 60 centesimi. Inoltre Lazzareschi chiede la costituzione di una commissione alimentare temporanea formata da genitori, che possa visionare quali siano gli alimenti più o meno graditi dai bambini. A quanto pare infatti le verdure, specie cavolo e bieta, non vengono mangiate molto volentieri dai piccoli, anzi il più delle volte non vengono nemmeno assaggiate. E ciò, sottolinea il consigliere, comporta solo un doppio spreco di soldi per i genitori e alimentare. Secondo Lazzareschi non bisogna abolire le verdure, dato che ai bambini deve essere data anche un'educazione alimentare, ma bisogna presentargliele in maniera differente, ad esempio unendo bieta o spinacia alla carne e realizzando piccole polpette. Piccoli accorgimenti, conclude il consigliere, per meno sprechi. E adesso andiamo a scoprire in cosa consiste il nuovo progetto di Gesam presentato questa mattina in una location d'eccezione. Angela Greco. Impegnato nel bilancio di sostenibilità 2012, il gruppo Gesam presenta anche l'ambiziosa iniziativa Con Gesam. Questa è un'iniziativa finalizzata al progetto del bilancio sostenibile del gruppo. È un bilancio che abbiamo già presentato nel 2011 del bilancio precedente. Questo è l'inizio di un percorso per arrivare alla conclusione, alla presentazione del bilancio. Il percorso e l'iniziativa vedono la Gesam impegnata su due fronti: avere un riscontro sia dei cittadini attraverso un questionario online all'interno dei siti del gruppo, sia degli stakeholder, letteralmente i portatori di interesse. Il bilancio di sostenibilità quindi mira a capire se quello che la Gesam ha fatto sul territorio è stato percepito e gradito, in più ad accogliere i consigli volti al miglioramento dell'azienda.
Ad ospitare la conferenza il Museo di Arte Contemporanea a Lucca. L'importanza dell'iniziativa all'interno del museo è spiegata dal presidente Angelo Parpinelli. Realizza quello che è il pensiero che ha originato questo museo. L'idea fondamentale era che possa diventare consuetudine andare al museo, quindi aprirsi alla gente, aprirsi alle realtà, diciamo, sociali. La GESO io credo che sia una ditta che abbia colto in pieno questa nostra intenzione, quindi il museo è a loro disposizione. E adesso una breve sigla e poi la pagina sportiva. E ben ritrovati con la pagina sportiva. In primo piano questa sera il basket maschile con l'Arcantea che domani affronterà in trasferta il Castelnuovo. Marco Baldocchi. Coach Roberto Russo lo sa, ogni partita da qui alla fine della regular season servirà per recuperare gli infortunati e gli acciaccati, ma soprattutto per riuscire a salire ancora di livello in vista dei playoff. Così l'Arcantea affronta l'insidiosa trasferta di Castelnuovo, priva di Diego Zivic e con nuovo acquisto Giacomo Sereni, che in settimana si è dovuto fermare per una distorsione alla caviglia, che sarà comunque tra i convocati. Nell'amichevole infrasettimanale contro Montecatini si è visto un buon Brezzanti, che reduce da uno stop di 25 giorni, necessita ancora di ritrovare l'intensità e il ritmo partita per tornare ad essere una pedina importante nella rosa biancorossa. Coach Russo è positivo per la gara di domani e si coccola un gruppo che dell'intensità e della durezza fa i suoi punti di forza. Inutile continuare a parlare degli assenti, i ragazzi che andranno sul perché domani sapranno superare le difficoltà come spesso hanno dimostrato in questa parte di stagione. Con queste parole Russo presenta la quinta giornata di ritorno. Non ingannino però i 16 punti di divario tra le due formazioni, perché la Coop 7 Castelnuovo deve al fattore casalingo tutti i 14 punti in classifica, dove su 10 incontri ne ha persi soltanto 3 contro le prime della classe Castellanza, Empoli e Mirandola. Sarà importante quindi giocare con la consueta determinazione per uscire indenni dalla trasferta di Reggio Emilia, per conquistare altri 2 punti e preparare al meglio il derby di giovedì prossimo contro il Don Bosco Livorno. E adesso il calcio, il maltempo ferma ancora il campionato di eccellenza per l'FC Lucca, ancora una settimana, una domenica di riposo per Bruno Russo, scouting al torneo di Viareggio. Il servizio. Il maltempo blocca ancora il campionato di eccellenza toscana. Per l'FC Lucca, incontro con l'Urbino Taccola, ulteriormente rimandato a domenica 19 febbraio. E lo stesso discorso varrà anche per la formazione Juniores, che giocherà a San Macario contro l'Atletico Lucca sabato 18 febbraio. Nel frattempo il direttore sportivo Bruno Russo sta visionando attentamente le partite del torneo di Viareggio, dove a contendersi il prestigioso torneo sono le squadre primavera. L'idea della dirigenza rossonera è quella di cercare dei giovani talenti nei settori giovanili delle grandi squadre per investire sul futuro del calcio lucchese, e a riguardo è soddisfatto Russo, che non si dice sorpreso del livello dei calciatori scesi in campo per la Coppa Carnevale. A noi ne piacciono tanti, ma poi bisognerà vedere a chi riusciamo ad arrivare. Ad essere prematuro a fare nomi o dire che stiamo seguendo un giocatore o un altro. Sto continuando a visionare partite per rendermi conto di ciò che offre il panorama nazionale a livello di primavera, ha commentato alla Gazzetta Lucchese. E per questa edizione è tutto, dopo la sigla le previsioni del tempo, mentre il prossimo appuntamento con l'informazione in diretta su Di Lucca è per domani sera alle ore 19. Vi ricordo che il telegiornale e singoli servizi sono visitabili anche sul nostro sito web www.dilucca.it. Grazie per averci seguito e a tutti voi un buon proseguimento di serata.